Missione compiuta, salvezza raggiunta, era stata già ipotecata nella gara di andata, adesso l'avete messa in cassaforte. Sì, è stato proprio così. Già all'andata avevamo messo veramente una seria ipoteca su questa salvezza facendo un incontro fuori casa veramente fantastico. Per cui venire qui a giocare col 5-1 ci dà la consapevolezza di dover fare soltanto 2 punti avendo una squadra certamente molto completa. La nostra si è dimostrata completa, compatta, senza punti deboli e questo ci ha consentito di ottenere questa salvezza che, consentitemi di dire, è come se fosse un'altra promozione. Perché primo anno in A1 certamente qualche piccolo errore di inesperienza c'è stato, però una soddisfazione immensa vedere questa squadra fatta da tanti nostri ragazzi riuscire ad andare a Genova a vincere 4-2, vincere in casa 4-2, perdere tutti gli incontri per un pelo, tutti quanti 4-2, tutti quanti ai doppi, combattere ad armi pari con chi poi è arrivato secondo nel girone, con chi è arrivato primo. Questo ci dà una grande consapevolezza e una grande speranza anche per il prossimo anno. Riguardando il percorso appunto fatto in questo campionato, che voto dà alla squadra? Do un 8 pieno, anche 9, diciamo, perché la nostra missione, diciamo, di inizio anno, di inizio stagione era quella di salvarci. Per cui se raggiungi quello che è il tuo punto finale, ti devi dare fra i massimi, devi arrivare certamente almeno all'8,5-9, non puoi restare sotto l'8,5-9. Per cui sono stati bravi tutti, bravi ragazzi, bravi i nostri capitani, il direttore sportivo, grandissimo questo splendido circolo, pieno di gente anche oggi, con una giornata come quella di oggi, incastonata fra tante brutte giornate, sole, senza vento, sembra proprio che ci abbiano voluto far festeggiare con una giornata bellissima. Cosa possiamo chiedere di più? Piacevole conferma da Naso e poi tanta soddisfazione per come si sono espressi i giovani. Gianluca ha fatto un campionato veramente fantastico, un attaccamento ai colori di questo circolo veramente encomiabile, un esempio per tutti i ragazzi che lo hanno visto qui giocare, un esempio anche per i nostri ragazzi della squadra che hanno veramente dato tutto, ottenendo dei punti importanti, in palcoscenici importanti, senza sentire la pressione del momento. Giocare in Serie 1 per un ragazzo di 15-16 anni non è una cosa di tutti i giorni. Loro hanno dato tanto, hanno anche loro probabilmente fatto qualcosina di più di quello che ci si aspettava. E questo, per tutto questo ritengo che ci sia un motivo. Qual è questo motivo? Il motivo è che la nostra squadra, il nostro circolo, ha un'impostazione talmente serena, talmente gioiosa, talmente, voglio dire, familiare in un certo senso, che ti dà la possibilità di giocare a casa tua anche quando sei fuori. La scorsa settimana sono stato a Palermo, ho accompagnato la squadra a Palermo e ho visto che alla fine facevamo noi più tifo dei palermitani, eravamo noi più aggressivi, ma questo perché? Perché c'è un attaccamento a questo circolo, ai colori di questo circolo che veramente credo tutte le squadre della Serie 1 ci possono invidiare. Non so se ce ne sono altre che hanno questo atteggiamento. Guardando avanti si può ancora di più alzare l'asticella? Guardando avanti, come tutte le cose che noi usiamo fare sono un frutto di una programmazione, mai di una improvvisazione. Guardando avanti certamente c'è l'idea di fare qualcosa di più il prossimo anno. Sì, prima si comincia a camminare, abbiamo imparato a camminare, adesso il prossimo anno vedremo di corricchiare un pochettino e poi chissà, poi siamo qua, noi ci vogliamo divertire. Vogliamo divertirci noi, vogliamo far divertire la città, vogliamo far divertire i nostri soci, vogliamo che la Sicilia venga portata in tutta Italia in maniera dignitosa, orgogliosa, come noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra terra.